Benvenuti in questo nuovo video, io sono Vincenzo Variale. Oggi, raga, continuiamo la parte 2. Se non avete visto la parte 1, andatevela a rivedere, raga. Adesso si farà Griezmann contro Haaland, poi Haaland. Poi ci sarà Mertens contro Dybala e poi Mbappé contro Lewandowski. Va bene, raga? Vi piace sto girone? Scrivetemelo nei commenti. Allora, si parte da Griezmann, ovviamente contro Haaland, contro pure Courtois, perché c'è Courtois in porta. Allora, raga, partiamo dal primo rigore e vediamo se fa gol. Griezmann, palo! Zero gol, un tiro, zero gol, un tiro, zero gol, raga, me lo devo memorizzare, eh? Perché ovviamente, raga, mo si è buggato. Allora, raga, sono uscito e moriente. Un tiro e zero gol. Non ci vuole niente niente. Ok, un tiro e zero gol per Griezmann. Un tiro e zero gol. Allora, due tiri e un gol. Ok, due tiri e un gol, raga, me lo sto memorizzando nella mente. Due tiri e un gol. Poi, ok, tre tiri e per il momento un gol. Tre tiri, ok, tre tiri e due gol. In questo momento, tre tiri e due gol. Allora, ragazzi, cioè, se Griezmann dovesse vincere, va a giocare contro Neymar. Quindi andatevi a rivedere se non l'avete vista ancora. Comunque, tre tiri e due gol. Tre tiri e due gol. Quattro tiri per il momento. Oh, e c'è il gol! Quattro tiri, tre gol. Era un poco dubbioso perché l'ho messa più sul palo, però è riuscito. È riuscito Griezmann a segnare. Allora, adesso la bombata proprio. Quattro tiri, tre gol. La bombata centrale. Ma no, Dio! Cinque tiri, tre gol. Cinque tiri, tre gol. Cinque tiri, tre gol. Cinque tiri, tre gol. Allora. No, che cosa sto facendo? Allora, raga, andiamo qua e poi si farà il pallonetto al centro. Oh, 6 tiri, 4 gol. 6 tiri, 4 gol. Ok, 6 tiri, 4 gol. Oddio, che è qua? No, no, no. Vabbè, raga, un attimo che 6 tiri, oh, se segna si qualifica. Se tira si qualifica. Se allora si può fare 7 tiri e 5 gol, scopriremo nel video. Attenzione! 7 tiri, 4 gol. 7 tiri e 4 gol, raga. 7 tiri, 4 gol. 7 tiri e 4 gol. Adesso ottavo tiro. Attenzione! 8 tiri, 4 gol, raga. 8 tiri, 4 gol. Attenzione, potrà fare 9 tiri e 4. Cioè 9 tiri e 5 gol almeno. Vediamo. 9 tiri. No, 9 tiri e 4 gol ancora, raga. 9 tiri e 4 gol. Almeno 10 tiri e 5 gol almeno, raga. No. 10 tiri e 5 gol. 10 tiri e 5 gol. 10 tiri e 5 gol. No. Sì. 10 tiri e 5 gol. Ok, ora me lo segno di nuovo sul mio foglietto. 10 e 5 g. Ok, secondo me non si è comportato proprio bene, perché Ronaldo e Neymar hanno fatto molto meglio. Infatti adesso passiamo ad Haaland, perché Haaland potrà sbagliare tanti di quei gol, ma secondo me è più dalla parte di Haaland in questo momento. Andiamo in Germania, al Bordeaux, dove Haaland, eccolo qua. No, che ho preso Pavard. No, Pavard, tu sei per la prossima volta. No, raga, ha fatto un casino. Allora, Lewandowski ci servirà per dopo. Raga, ho sbagliato, dovevo andare su Bordeaux e mettere Haaland. Ok, ragazzi, mettiamo Haaland. Ok, raga, e adesso giocherà dalla parte di Haaland. Dalla parte di Haaland. Allora, vediamo se Haaland potrà metterla lì. Attenzione, Haaland, parata! Parata! Parata di Haaland.
9 raga, no. Un tiro, 0 gol. No, vabbè, raga. Cioè, questo oggi, raga, non si sta capendo niente comunque. Cioè, intanto mi sto aprendo una cosa, aspettate. Allora, un tiro, 0 gol. Allora, ma no, 2 tiri, 0 gol. Allora, 2 tiri, 0 gol. 3 tiri e un gol. 3 tiri e un gol. Vai. Ecco, sto mangiando, non so perché. Vabbè. 3 tiri e un gol. 4 tiri e 2 gol. 4 tiri e 2 gol. 7 tiri e 2 gol. Me lo sto memorizzando. 4 tiri e 2 gol. Allora, 4 tiri e 2 gol. Andiamo, andiamo. Mezzarla dall'altra parte. 5 tiri e 3 gol per Olan. Oh, oh, oh. Ma fare 6 tiri e 4 gol. 6 tiri e 4. Oh, oh, se si. Raga, se segna pure qua valgono 2 punti, eh. Anche no. Allora, 6 tiri e 4 gol, sì. 7 tiri e 4 gol. 7 tiri e 4 gol, ma può ancora recuperare. Allora, no, oh, che cosa ho fatto? Allora, 7 tiri e 4 gol. Che stava facendo quel portiere? 8 tiri e 5 gol. Può già vincere se segna questo gol. Però ne vuole fare 10. 9 tiri e 5 gol. La pressione, tutti, attenzione, e no, e 9 tiri, cioè 9 tiri e 6 gol per ora, per Holland, raga. Poi decimo tiro, sesto gol, attenzione, vai vai raga, vince, 10 tiri, 7 gol, quindi ne segno e ne marcio che era contro Haaland. Ok, adesso raga, visto che il video è durato poco, andiamo a fare un'altra sfida che sarebbe Mertens contro Dybala. Allora ragazzi, comunque finché non arriveremo alla finale non finirà. Cioè, allora, partiamo prima da Mertens, anzi no, da Dybala. Da Dybala, Da Dybala, eccolo qua. Comunque, ragazzi, se volete avere le spiegazioni, andate nello scorso video, perché si possono incontrare, perché sono di squadre diverse, Dybala e Mertens. Allora, facciamo prima con Dybala, vai. Dybala, bombata centrale di Dybala e la para, 0 gol e un tiro, quindi teoricamente, mamma mia, un tiro e 0 gol, potrà fare 2 tiri un gol, 2 tiri e un gol per Dybala, 2 tiri e un gol, oddio, 2 tiri e un gol. 2 tiri e un gol, 2 tiri e un gol. Vediamo se adesso lo metterà proprio. 2. Oddio, raga, se. Mamma mia, 2 tiri. Cioè, 3 tiri e un gol. 3 tiri e un gol, raga. 3 tiri e un gol. Vediamo se.
tre tiri un gol, tre tiri un gol, quattro tiri un gol. Raga, se finisce con un gol. Allora, adesso quattro tiri un gol. Se lo vogliamo far segnare, mettiamolo qua proprio. Oddio, vabbè. Quattro tiri, due gol. Cioè, quattro tiri e due gol. Quattro tiri e due gol, quattro tiri e due gol. Vediamo se va sotto i piedi. Quattro tiri, cinque tiri, tre gol. Cinque tiri, tre gol. Oddio. Cinque tiri, tre gol. Cinque tiri, tre gol. Sei tiri, tre gol. Sei tiri, tre gol. Sei tiri, tre gol. Sei tiri, tre gol. Sette tiri, quattro gol. Sette tiri, quattro gol. Sette tiri, quattro gol. Può essere otto tiri. Oddio, otto tiri e quattro gol, raga. Secondo me vincerà Mertens, Non vorrei dire. Però, secondo me vincerà Mertens. Vabbè, comunque, otto tiri e quattro gol, perché tanto, raga, sta a quattro gol. Otto tiri e quattro gol, nove tiri e quattro gol. Nove tiri e quattro gol, raga. Secondo me, raga, vincerà Mertens. 9 tiri e 4 gol. Io lo tirerò sulla tua testolina. No, non è vero. Emma segna. 10 tiri, 5 gol. Vabbè. La metà ha segnato. Adesso la probabilità si sta alzando più a Dybala che a Mertens. Allora, andiamo sul Napoli, ovviamente, perché gioca nel Napoli, fortunatamente. Allora, Mertens dov'è? Eccolo qua. Allora, raga, secondo me, allora, qui non so chi farà Mertens, però eccolo qua, il nostro Mertensuccio. Allora, Dybala ha fatto 10 tiri. Attenzione, Mertens un gol, cioè un tiro e un gol. Dybala ha fatto un tiro e 0 gol. Adesso Mertens ha fatto un tiro e un gol. Speriamo che raga potrà vincere Mertens, anche perché la mia squadra, anche se oddio, due tiri e due gol. Due tiri, due gol. Raga, io non sto barando. Cioè, perché la mia squadra, ovviamente. Allora, due tiri. Attenzione, tre tiri e tre gol. Per ora dobbiamo fare ancora il pallonetto. Tre tiri, tre gol. Mertens tutto, tre tiri, tre gol. Mertens tutto normale. E poi quattro tiri, tre gol. Vabbè. Allora, tre tiri, quattro gol. Mertens, cinque tiri. Cioè, 5 tiri e 3 gol, va bene. 5 tiri e 3 gol. E adesso li facciamo agli angolini. 5 tiri e 3 gol. Ok, 6 tiri. Cioè, 6 tiri, 4 gol. Potrà arrivare alla pari di Dybala se segnerà questo gol all'altro angolino. 6 tiri e 3 gol. Cioè, se 4 gol in teoria. Però vabbè, 8 tiri. Cioè, raga, adesso è molto importante per lui questo rigore. Anche perché 8, no, 8 tiri. 8, raga, arrivata alla pari di Dybala. 9 tiri siamo. 5 gol, 5 a 5. 5 a 5. Oddio. Attenzione, raga, l'ultimo tiro per Mertens. 5 a 5 stanno. E adesso, raga, tutta la pressione per Mertens. Se tira questo gol, si lo porta a casa. E potrà sudare! Mertens vince 6 a 5 contro Dybala. E può anche raddoppiare con questo calcio di punizione come un maracas, mamma mia. Attenzione, vabbè. Comunque, adesso, raga,
Secondo me adesso dovremmo fare la seconda parte, cioè la terza parte. Quindi allora, intanto abbiamo fatto Griezmann e Haaland. Ha vinto Haaland, cioè, quindi dove si fa? Si fa Haaland, Haaland, Haaland e Mertens. Quindi Mertens. Ok. Adesso raga, non ci perdiamo in chiacchiere. Adesso allora, mappe. Allora ci rimane solo Lewandowski contro Mappé. Quindi 4 3 4. Ok. Raga, 7 3 4 5 6 7. Va bene. Ok. Allora, adesso è stato eliminato Griezmann, quindi ok. Mertens e Dybala, è stato eliminato Dybala. Poi adesso ci rimane solo U3 3 4 5. Vabbè raga. Comunque sono 4 squadre ancora, cioè in gara, ancora in gara. 3 4 5 6 7 8. Vabbè. Allora, 3 e 4, 4 squadre ancora in gara. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un bel commento, bella raga.